Questo è uno dei quadri che mi ha sempre più emozionato del 400 toscano e di Paolo Uccello, uno dei pittori più misteriosi e metafisici, ecco, del Rinascimento. È la battaglia di San Romano. Quello che mi ha sempre affascinato di questo quadro, che dipinge uno scontro cruento, violento, di guerra, di morte, di ferite, di sofferenze, di urla, di dolore, di violenza, è l'assoluta invece imperturbabilità del tutto, la dimensione in cui i leprottiche danzano nel contesto, nell'interno, come se fossero ignari, lontani, l'immobilità, l'assoluta indifferenza della natura di fronte alla tragedia della storia. Ma anche i cavalli sono dimensionati e dipinti come fossero cavallini di una giostra. Sono pretesti per poter fare degli studi sulla prospettiva, come i berretti dei personaggi più importanti. L'assoluta mancanza di pathos di questo quadro, cioè non c'è terrore, paura della morte. E le picche che sembrano delle grida, delle urla, degli squilli di tromba, che rinterzano questa atmosfera metafisica fuori della dimensione temporale, tant'è che quando portai i miei studenti a vederlo per la prima volta tanti anni fa, li invitai a domandarsi: che ore sono secondo voi in questo quadro? In che momento della giornata può essere ambientato? Era pomeriggio, era sera, era mattina? Non si capisce che ora potrebbe essere. È un'ora e non è niente, è un'ora è un'ora precisa, ma non è nessuna ora dell'orologio, perché è fuori della dimensione storica, quotidiana, della serialità delle ore. E questo è il fascino di questo quadro, questa dipingere la vita attraverso un modo di renderla favola e fuori senza sangue, dove persino l'evento della guerra viene a essere un pretesto narrativo per raccontare le forme degli animali, delle picche, delle grida, delle divise, dei cappelli, dei vestiti, degli abiti, lo scenario della natura, in un'assoluta assenza di dimensione temporale, più metafisico di così. La cosa dovete stregare uno degli studenti delle mie classi di 40 anni fa, a cui lo spiegai, perché questo quadro mi è stato portato in dono da un ragazzo che aveva sentito questa spiegazione. E un mese dopo mi arrivò dalla porta, suonò con un pacco, c'era questo, l'aveva riprodotto 17 anni, Franco Mosca, c'è ancora il suo nome col cognome davanti, esattamente da una cartolina, per sull'emozione di quella prima volta che l'aveva visto, quando gliel'avevo spiegato.